24 giugno 1983. Chi era l'uomo con i capelli rossi? Per una settimana, la fotografia, scattata di nascosto dopo pedinamenti estenuanti, a quello che era stato identificato come il capo di una banda di trafficanti di eroina, ha fatto ammattire i funzionari della mobile romana, finché un commissario, in quell'immagine sfocata, che da ore rigirava tra le mani, ha creduto di riconoscere finalmente qualcuno. Bruno Nieddu, ricercato da mesi con l'accusa di aver partecipato con Danilo Bruciati al tentato omicidio di Roberto Rosone, allora vice di Roberto Calvi alla presidenza del Banco Ambrosiano. Per sfuggire alle ricerche l'uomo era cambiato completamente, aveva perso 30 kg con una cura dimagrante, si era coperta la calvizie con un parrucchino e si era fatto crescere i baffi, tingendoli poi di rosso. Raggiunta la certezza che fosse lui, gli investigatori dell'antidroga lo hanno subito arrestato, anche se la svolta improvvisa nelle indagini avrebbe potuto pregiudicare la cattura dell'intera banda di spacciatori. Operazione comunque riuscita e conclusa con 13 arresti. Bruno Nieddu, 34 anni, sardo d'origine, ma cresciuto a Roma, conosciuto come braccio destro di Danilo Bruciati, il killer, abbattuto da una guardia giurata la mattina del 28 aprile 82, mentre cercava di assassinare Roberto Rosone, era braccato dalla polizia, dai carabinieri e dai servizi segreti da parecchi mesi. Secondo i magistrati milanesi, infatti, sarebbe stato lui l'uomo che guidava la moto di grossa cilindrata usata dai mancati killer del vicepresidente dell'Ambrosiano. Con lui sono accusati di concorso nel tentato omicidio, come è noto, altri due personaggi, Flavio Carboni, il faccendiere sardo che sarebbe stato uno dei registi del caso Calvi, ed Ernesto Diotallevi, 39 anni, pezzo grosso della malavita romana, socio nel traffico di droga di Danilo Bruciati, uomo di spicco nel mondo della cosiddetta delinquenza degli affari, già coinvolto nell'uccisione del boss della droga, Domenico Balducci. Quando gli hanno messo le manette, Bruno Nieddu ha finto di non capire e ha detto di chiamarsi, mostrando una patente falsa, Roberto De Angelis. Dopo averlo rinchiuso in una cella di Regina Coeli, la mobile romana ha avvertito subito parecchi magistrati che, impegnati in diverse inchieste, attendevano da mesi di poter interrogare il pericoloso ricercato. Oltre ad essere implicato nel caso Ambrosiano Calvi, Bruno Nieddu era colpito da altri tre ordini di cattura per associazione a delinquere, in concorso con Flavio Carboni, per una rapina con sequestro di persona in Toscana ed infine per traffico di stupefacenti. Eppure, nonostante fosse braccato non solo dalla polizia ma anche da rivali della malavita e forse da qualcuno che gli voleva chiudere la bocca per sempre, Bruno Nieddu in questi mesi sembra sia rimasto sempre a Roma e gli investigatori sono arrivati a lui in modo quasi casuale. Tutto è partito da un'inchiesta sullo spaccio di eroina in alcuni quartieri della capitale, quando il commissario Pansa della sezione narcotici ha scoperto che i piccoli rivenditori di eroina dell'Aurelio, del Trionfale, di Prima Valle, del Testaccio e del litorale di Civitavecchia se li fornivano tutti da un unico gruppo di trafficanti all'ingrosso. Giorno dopo giorno, raccogliendo pazientemente gli indizi, compedinamenti, intercettazioni telefoniche, appostamenti, la polizia è riuscita a ricostruire un po' tutta l'organizzazione della banda, che importava eroina, cocaina e hashish, attraverso due trafficanti di Ceylon. Il capo della banda era appunto l'uomo coi capelli rossi, che dopo essere stato fotografato di nascosto sarebbe stato riconosciuto come Bruno Nieddu. Identificato il complice di Danilo Bruciati, la polizia ha fatto scattare la parte finale dell'operazione, martedì sera. Uno dopo l'altro sono state arrestate 13 persone e i due cittadini di Sri Lanka che rifornivano la banda, Premarise Sarat e Vincent Sammarisig. 1 luglio 1983. Bruno Nieddu, ritenuto uno dei mancati killer del vicepresidente del vecchio Banco Ambrosiano, Roberto Rosone, è stato interrogato ieri nel carcere di San Vittore dai giudici che indagano sull'attentato di cui rimase vittima il vice di Roberto Calvi, il 28 aprile dello scorso anno. Secondo l'accusa, Nieddu sarebbe stato l'uomo che guidava la moto di grossa cilindrata sulla quale si trovava Danilo Bruciati.
ieri mattina di fronte alle contestazioni mossegli dai giudici istruttori Mazziotti e Pizzi e dai pubblici ministeri dell'Osso e Fenizia, l'imputato, che era assistito dall'avvocato Ernesto Maffei, ha negato tutto e tutti. Nieddu ha detto in sostanza di non essere mai stato a Milano negli ultimi anni, se non una volta, in occasione di una partita di calcio della Roma contro l'Inter, e di conseguenza di non avere nulla a che vedere con l'episodio Rosone. Per quanto riguarda Bruciati, Nieddu ha dichiarato di averlo visto qualche volta a Trastevere, ma niente di più. Nel corso dell'interrogatorio, l'imputato è stato messo a confronto con un testimone della sparatoria di un anno fa, il quale avrebbe riconosciuto, sia pure con qualche margine di dubbio, nel Nieddu, il motociclista sfuggito dopo l'attentato. 30 giugno 1985. Dopo 3 anni di indagini, i magistrati Pierluigi Dell'Osso e Alfonso Marra hanno concluso l'inchiesta sull'attentato a Roberto Rosone, ex vicepresidente del Banco Ambrosiano. La Procura della Repubblica di Milano ha chiesto all'ufficio istruzione il rinvio a giudizio di Bruno Nieddu per concorso in tentato omicidio e di Michele Noto per falsa testimonianza. Chi sono i protagonisti della vicenda? A Bruciati, il feritore di Rosone, venne abbattuto subito dopo l'attentato da una guardia giurata, Franco Gianni, nel corso di un conflitto a fuoco nel quale rimase ferito anche Giovanni Fattorello, autista del Banco Ambrosiano. Secondo gli inquirenti, a Bruciati era un pezzo da 90 della malavita organizzata. Nieddu è l'uomo che guidò la moto a bordo della quale a Bruciati arrivò fin sotto l'abitazione di Roberto Rosone. Dopo la sparatoria, Nieddu fuggì facendo perdere le sue tracce. Venne arrestato il 23 giugno 83. Michele Noto, grande amico di Otello Onofri, re dei borsaioli, poi diventato consigliere di Francis Turatello, è accusato di falsa testimonianza. Nonostante gli elementi in possesso degli inquirenti, ha negato che nella sua abitazione si sia svolto un vertice tra Bruciati e Nieddu, poco prima dell'agguato di Milano. Partiva da Carboni e Calò l'idea di far eseguire l'attentato alla vita del vicepresidente del Banco Ambrosiano Roberto Rosone. Questa la dichiarazione più significativa, più coraggiosa, pronunciata ieri nell'aula della seconda corte d'assise di Milano da Gabriella Popper, 39 anni, testimone d'accusa al processo per l'agguato all'ex braccio destro di Roberto Calvi. La donna, esile, bruna, vestita di bianco, è moglie separata di Gianmario Matteoni, un assicuratore romano che nella capitale era in rapporti di amicizia con il presunto boss Ernesto Diotallevi e con altri esponenti della mala che conta. Gabriella Popper ha sposato giovanissima Matteoni e ha dato 4 figli, lo ha aspettato durante la sua detenzione a Rebibbia, ma poi ha troncato ogni rapporto. Quando è uscito di prigione, ha spiegato ieri, il mio ex marito ha cominciato a fare lo sbruffone, a dire che a Rebibbia tutti lo temevano e lo rispettavano per le amicizie che aveva in giro. La superteste, decisa e sicura, ha risposto senza scomporsi alle domande di chiarimento del presidente, Antonio Cusumano, e con il suo spiccato accento romanesco ha reso un gran brutto servizio a Bruno Nieddu, imputato di tentato omicidio in questo dibattimento, e soprattutto a Flavio Carboni e Pippo Calò, che, confermate le deposizioni rese in istruttoria, ha accusato di essere i mandanti dell'agguato a Rosone, ha spiegato ieri Gabriella Popper. Doveva andare mio marito a Milano a fare da autista alla Bruciati, ma dato che mio marito portava male la moto, gli fu preferito Nieddu, che io non conosco e che mi dispiace di dover usare perché so che ha molti problemi. Dopo un attimo di riflessione, la teste ha aggiunto polemicamente: non posso permettere che uno come Nieddu stia in galera e gli altri, i pesci grossi, rimangano fuori. Matteoni, mio marito, e Diotallevi non sono pesci piccoli come Nieddu, che aveva bisogno di soldi. Mi domando perché Nieddu deve pagare e gli altri no. Dopo queste battute a favore dell'uomo di Borgata, unico imputato in gabbia, Gabriella Popper ha continuato ad accusare e ha rincarato la dose. So che Nieddu portava bene la moto. Anzi, mio marito mi confidò che Nieddu non era stato subito riconosciuto dai testimoni oculari a Milano, perché durante l'attentato portava un parrucchino per nascondere la calvizie. Quanto al compenso per Abbruciati, Nieddu e soci, la donna non ha avuto difficoltà a raccontare che i partecipanti all'impresa si sarebbero dovuti dividere circa 200 milioni. Gabriella ha però precisato: Nieddu non aveva proprio una lira. Questo me lo ha detto mio marito. Nieddu ha chiesto aiuto e ha trovato tutte le porte chiuse.
La donna ha avuto il coraggio di dire pubblicamente che in passato è stata curata per un esaurimento nervoso e ha sottolineato che suo marito voleva farla passare per matta. Sull'attentato a Rosone, che rompeva le scatole a qualcuno molto importante, la superteste ha aggiunto: «Non doveva essere un assassino, dovevano solo spaventarlo». Nel corso della lunga deposizione, talvolta interrotta dalle domande degli avvocati, Gabriella Popper ha parlato anche di oscure minacce. Ha detto in proposito: «Un giorno, mentre ero al volante della mia auto, fermo a un incrocio, un uomo mi avvicinò e mi suggerì di non testimoniare al processo Rosone». Accadde l'inverno scorso e Gabriella Popper denunciò l'episodio ai magistrati di Roma.